E lo abbiamo annunciato, bentornati nella finestra di Aria Pulita. Come ogni lunedì è arrivato puntuale Franco Mocchi. Ha visto come l'hanno accolto gli ospiti Sì, prima? ho visto, ho Insomma, visto. erano lì, insomma, sembra che è arrivato pieno di sventure, povero Mocchi. Non c'entra, possiamo dire che Mocchi non c'entra niente. Beh, mi auguro di Ambasciatore non. non porta pena, lui non fa altro che riferirci quello che fanno a livello governativo. Difatti, tanto è vero che stamattina non so di che cosa No, ma parlare. c'è una buona notizia. Parliamo per esempio di queste sanatorie delle multe anche, che vogliono fare queste sanatorie sulle multe. Sì, Cosa ne pensa Mocchi? Per penso che non. Che, febbraio, non sì, paghiamo, se paghiamo tutto allora, entro febbraio non ci abbiamo le ecco, more per però quanto la riguarda, cosa insomma, che. multe varie. Difatti, questo, faccio una prima critica, perché è vero, però questa comprende, prende in esame anche, non soltanto le multe, ma anche tante altre cartelle esattoriali che magari sono state rateizzate. Allora, sono state rateizzate, se uno ha rateizzato è perché non aveva i soldi. E allora mi domando se la sanatoria vuol dire che non deve pagare gli interessi, siamo ancora al punto di prima. Non chiamiamola sanatoria, chiamiamola che è una, diciamo, una mini riduzione di pagamenti a favore del contribuente, perché praticamente le sanzioni rimangono, ma vengono stornati solamente gli interessi. Ricordo intanto il numero per chiamarci in diretta, lo 0245 70 23 12. Io ho una curiosità, Mocchi, vedo Sì. l'ora che arrivava perché io voglio parlare con lei anche di questa Lady Armellini. Io le chiedo, com'è possibile che una signora nasconda al fisco più di 1500 appartamenti, ha la residenza a Monte Carlo ma se ne sta a Roma e non paga IMU, ICI a suo tempo, tutta quella che è la tassazione sulla casa, che invece i poveri cristi, li chiamo così senza pensarlo ovviamente, ma per rendere bene in evidenza qual è la differenza tra una persona che con fatica paga le tasse, che ogni volta Mocchi ci ricorda di dover pagare, e chi magari detiene dei grandi patrimoni e non paga neanche un centesimo. Allora, è di oggi diciamo, una riflessione sul fatto che al 31 gennaio c'è una scadenza che, secondo l'Agenzia delle Entrate, è molto importante, perché è la scadenza in base alla quale lo Stato verrà a conoscenza di moltissimi dati sui suoi contribuenti. Difatti sono quelle comunicazioni che devono implementare l'anagrafe, la maxi anagrafe tributaria dei contribuenti italiani, che dovrebbe essere lo strumento per poi esaminare il comportamento dei cittadini e quindi come conseguenza partire con eventuali accertamenti per andare a trovare appunto gli evasori. Quindi ho fatto il giro lungo per arrivare qua. Il problema è che mi stupisce che lo Stato che vuole controllare, che dice che ho controllato tutte queste, hanno dato dei numeri, non si sia reso conto in questi anni che esisteva una situazione di questo genere. Le telefonate, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sono Valeria, telefono dalla provincia di Pavia. Buongiorno Valeria. Volevo parlare un attimo con il commercialista. Sì. Per quanto riguarda la TARES, io la TARES quest'anno non l'ho pagata anche per mancanza di soldi, perché o paghi la TARES o sopravvive. E poi secondo, cioè io non pago più niente perché adesso praticamente ho la casa anche all'asta. Perciò che cosa mi devono prendere più? Non ho più niente, ho perso tutto, la casa è all'asta, perché devo pagare tutte queste tasse, TARES, IMU e cose, che quando più non ho più un tetto sulla testa. Io spero che queste aste vanno a vuoto, non la compri nessuno in questo momento, di poter prendere un po' di tempo per trovarci anche una situazione. Perché sto cercando, vediamo in qualche modo, di riuscire a vendere la casa dei miei genitori, che ha 2 anni che è in vendita e ancora non si riesce a vendere. Comunque io non capisco una cosa, lo Stato ci cerca sempre soldi, 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 tasse, tasse. E praticamente le case sono andate all'aste, non ci sono più neanche i soldi per pagare le utenze, perché adesso anche te li staccano. Io vorrei sapere in quale Italia viviamo. E questi Emmi, scusa per non dire la parola, di politici che non capiscono un cavolo. Io ho una casa all'asta, perché cosa devo pagare le tasse allo Stato? Che quando lo Stato non mi tutela?
Ecco, questo è uno sfogo accorato più che una domanda ad un commercialista, però sicuramente Mocchi, quanti casi vedi di questo tipo oggi come oggi? Ciao Valeria. I casi sono tantissimi purtroppo, in questo momento è il peggiore per cercare anche di vendere l'immobile. La signora dice che spera di vendere l'immobile della mamma per cercare di mettere un po' a posto la sua situazione, che di fatto è una situazione... Così come l'ha raccontata, non è assolutamente bella, ma c'è una verità, che lei, avendo la casa all'asta, non avendo beni, è chiaro che non può pagare se non ha entrate che le consentono di pagamento delle tasse oltre a quello che le serve per vivere, ma è anche vero che contemporaneamente lo Stato non può fare nulla se non vendere la casa all'asta. Se poi la fortuna, e io le auguro, di vendere la casa della mamma, risolvere il problema delle sue imposte e ritornare ad una possibile vita normale, questo lo vedremo, lo vedrà lei, ecco, perché ce le auguriamo, le auguro, davvero. Noi auguriamo con tutto cuore pronto. Che si possa risolvere la sua situazione. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, pronto? Sì. Senta, io vorrei fare una domanda. Fai la domanda che Mocchi ti sta ascoltando. Falla. Sì, ecco, io volevo, siccome sto pagando relativamente delle cose che dovevo pagare come dati, come tasse, come multe, sto pagando un finanziamento rateale. È possibile avere la riduzione, appunto, come stava dicendo? Devo presentarmi in questi uffici e chiederlo? Allora, se lei sta pagando una cartella esattoriale, Sì. Ratealmente, sì. In teoria può andare all'agenzia, rivolgersi ad Equitalia, lei non riceverà nulla, deve andare personalmente ad Equitalia con la sua situazione e può chiedere loro, pagando tutto in unica soluzione, la riduzione di quello che è previsto dal decreto, cioè tutto questo entro il 28 febbraio, e può chiedere la riduzione degli interessi di mora. Quindi, però pagando tutto in un'unica soluzione, non rateizzando. No, non, perché altrimenti non avrebbe senso, ecco. Ho capito. Quindi lei continuerà adesso con la sua rateizzazione, con è quello che dicevo prima, se io ho chiesto la rateizzazione perché non ho i soldi, la rateizzazione già comprendeva degli interessi. Avendo chiesto la rateizzazione, ho aggiunto gli interessi, quindi automaticamente o ho avuto un colpo di fortuna e preferisco pagare tutto adesso e non assoggettarmi a questi interessi, ma l'unica soluzione è quella appunto di pagare, perché non ci sono, questa sanatoria non concede riduzioni sulle sanzioni, sulle imposte. Certo che dare la possibilità, Mocchi, alla gente di pagare rate senza gli interessi sarebbe una boccata di ossigeno vera. Questa è già una cosa... Dice, riconosco il tuo momento di difficoltà, certo, e non speculo sul tuo momento di difficoltà. Però la sanatoria dovrebbe dire, continuo a lasciar pagare a rate... E tolgo gli interessi, cioè praticamente io devo, se voglio aiutare, devo non far pagare gli interessi ma lasciare le rate, perché sennò non ho... Però se io devo, non tolgo gli interessi ma le rate le tolgo e pago in un'unica soluzione, allora non è che io agevolo una persona in difficoltà. Allora Mocchi, noi siamo praticamente quasi in chiusura del nostro incontro, abbiamo però l'approfondimento di questa sera su 7 News dove parleremo di tante cose. Com'è andata intanto la Mini IMU? Ma la Mini IMU hanno pagato, praticamente alla fine l'italiano alla fine è messo poi a reclama, ma poi dopo paga, a meno che non ci siano delle proprio difficoltà come quelle della signora precedente, della telefonata precedente. Ma abbiamo visto alla le fine lunghe noi file. Paghiamo e guarda caso, Mocchi, che quelli vergogna che pagano, le quelli file. Che pagano, quelli che pagano sempre sono sempre quelli che meno dovrebbero pagare. È una constatazione, è un dato di fatto, è una realtà che noi constatiamo, perché chi è preoccupato è sempre quello che diciamo ha meno possibilità di pagare, però vuole pagare perché non vuole essere diciamo in contrasto, non vuole vedere contrasti con lo Stato.
Ci dobbiamo salutare perché il tempo a nostra disposizione è finito. L'appuntamento è per le ore 12 con Aria Pulita. Questa sera, come vi ho detto, all'interno del notiziario di 7 News l'approfondimento. Fate una buonissima mattinata e a dopo.